Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di TRM H24. In apertura la cronaca, torniamo sul caso dell'omicidio di Maria Arcangela Turturro a Gravina in Puglia. La donna temeva il marito, l'uomo è accusato di omicidio volontario aggravato, fondamentali per la ricostruzione dell'accaduto, le parole della vittima poco prima di morire. I dettagli nel servizio. Una macchina avvolta dalle fiamme, una donna con ustioni, fratture e lesioni. Maria Arcangela Turturro, la stessa antenne di Gravina in Puglia, è stata trovata in seguito a una segnalazione per quello che sembrava essere un incidente stradale. Una scena che non ha convinto sin da subito gli agenti della squadra mobile intervenuti sul posto insieme alle squadre del 118. Per la morte della stessa antenne è stato sottoposto a fermo il marito, il 65enne Giuseppe Lacarpia, con l'accusa di omicidio volontario premeditato. Secondo l'accusa avrebbe simulato l'incidente dell'auto a bordo della quale viaggiava con la moglie per poi dare fuoco al veicolo lasciando la donna all'interno. Quando Maria, nonostante le ustioni, era riuscita a fuggire, l'avrebbe allora aggredita e bloccata a terra, provocando alla donna fratture e lesioni che ne hanno provocato la morte. La squadra mobile è intervenuta subito unitamente al commissariato di Gravina. Subito dopo l'intervento della volante del commissariato si è attivato il protocollo del codice rosso con l'immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, telefonica all'autorità giudiziaria, che ha preso subito il coordinamento delle attività investigative. Fondamentali per la ricostruzione dell'accaduto sono state le parole della donna riferite poco prima di morire e tre testimoni presenti sul posto. Agli atti dell'indagine ci sarebbe anche un video di pochi secondi che riprenderebbe con esattezza i momenti dell'aggressione. Le parole della donna sono state fondamentali e su quello, insomma, è insieme a tutte le altre attività tecniche che sono state effettuate, ai rilievi della polizia scientifica, ai rilievi dei vigili del fuoco, si è determinato un quadro accusatorio che chiaramente dovrà essere ovviamente poi provato in sede dibattimentale. Dal racconto della figlia della vittima emerge che la donna aveva paura del marito, temeva che l'uomo potesse farle del male. Il 65enne nel 2011 era stato arrestato per aver accoltellato il figlio dopo un litigio, episodio che non aveva allontanato l'uomo dalla famiglia. Litigi e violenze quindi perpetrate nel tempo, tanto da far emergere un quadro accusatorio importante nei confronti dell'uomo. Preciso che il precedente risale al 2011, un intervento effettuato, un arresto effettuato nei confronti del soggetto che aveva accoltellato il figlio, intervenuto per sedare una lite all'interno del nucleo familiare. Altre denunce, altre segnalazioni non ce ne sono da allora ad oggi. L'avvocato nominato da Giovanni Lacarpia, il 65enne di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, fermato ieri con l'accusa di omicidio aggravato e premeditato della moglie Maria Arcangela Turturro, ha rinunciato all'incarico. Nella serata di ieri il legale Gioacchino Carone ha notificato la rinuncia della nomina in quanto già avvocato dei figli di Lacarpia. Cambiamo argomento. Mense scolastiche a Bari. Il TAR sospende l'aggiudicazione a Solidarietà e Lavoro Vivenda. È stata accolta la domanda cautelare avanzata dalla DISA Ristorazione. Solidarietà e Lavoro Vivenda non gestirà, almeno per il momento, le mense scolastiche a Bari. Lo ha deciso il TAR della Puglia, che con un decreto ha sospeso l'aggiudicazione provvisoria del servizio, accogliendo la domanda cautelare avanzata dalla DISA Ristorazione. Ora spetterà al Comune di Bari sbrogliare una matassa molto intricata. Sono infatti circa 5.000 le famiglie del territorio che aspettano l'avvio del tempo prolungato e della mensa nelle scuole comunali. Molte di loro nelle scorse ore hanno firmato una petizione con l'obiettivo di sollecitare il Comune, che nei giorni scorsi aveva affidato il servizio a Solidarietà e Lavoro Vivenda. La bocciatura del TAR però ha rimandato tutto. Ritenuto che nelle more della decisione cautelare collegiale sia opportuno, se non proprio necessario, assicurare la continuità del servizio mediante la temporanea sospensione dell'esecutività degli atti qui impugnati, si legge nel decreto, fermo restando che la sollecita fissazione del giudizio cautelare collegiale alla data del 15 ottobre 2024 consentirà a breve una più approfondita ponderazione degli interessi coinvolti nel caso in esame, è accolta la domanda cautelare interinale della ricorrente e per effetto sospesa l'esecutività degli atti impugnati fino alla trattazione collegiale che è fissata alla Camera del Consiglio del 15 ottobre 2024.
Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Bisceglie, tre imprenditori sono indagati per aver costituito finte società che, secondo i militari, servivano a maturare debiti tributari e drenare denaro. Sentiamo. Tre persone indagate interdette per 2 anni dal costituire nuove società o ricoprire incarichi societari, beni sequestrati per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro e il bilancio di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza a Bisceglie nel Nord Barese che ha consentito di scoprire un ingente danno per le casse dello Stato. Gli indagati, una coppia di coniugi e un uomo, tutti di Bisceglie di età compresa tra i 40 e i 50 anni, avrebbero per diverso tempo creato finte società solo per maturare debiti tributari e drenare denaro, spiegano i militari che hanno monitorato i tre per 2 anni. Il settore in cui operavano è quello dell'installazione di scaffalature metalliche a livello industriale. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Trani, hanno rilevato movimentazioni di denaro anomale tra 7 società che, benché formalmente intestate persone diverse, si sono rivelate tutte riconducibili ad un unico soggetto economico. In questo modo, gli indagati, che hanno precedenti per reati fiscali, avrebbero creato società che si sono rivelate scatole vuote solo per accumulare debiti tributari che tra imposte dirette e IVA non versate ammontavano a circa 8 milioni di euro, il tutto a vantaggio delle società realmente attive che così riuscivano ad abbattere indebitamente gli utili sottraendosi al pagamento delle imposte. Il sequestro ha riguardato i conti correnti, personali e societari per 5 milioni di euro, 22 beni immobili, 13 auto e più di 200 accessori di lusso di noti brand della moda, vini pregiati, sigari cubani in fabbricazione limitata del valore di oltre 50.000 euro. Le imprese sequestrate sono state affidate a un amministratore giudiziario per garantire la continuità aziendale e salvaguardare le posizioni lavorative dei numerosi dipendenti della realtà imprenditoriale, fanno sapere ancora i finanzieri. I tre imprenditori sono indagati per omessa dichiarazione, occultamento e distruzione di scritture contabili, dichiarazione infedele. Sanità. In Puglia l'8,4% delle famiglie nel 2023 ha rinunciato alle prestazioni sanitarie, dato superiore alla media italiana pari al 7,6% e in aumento rispetto al 2022, quando la percentuale si attestò al 7,5%. E quanto emerge dal 7° rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale. Superare il numero chiuso per i corsi universitari di area sanitaria in Basilicata e affrontare le attuali criticità che vede gravi carenze di personale. Il contenuto di una proposta di legge avanzata dall'opposizione in Consiglio regionale lucano con il Movimento 5 Stelle. Oggi abbiamo presentato una proposta di legge tesa all'eliminazione del numero chiuso per l'accesso alla facoltà di medicina e delle professioni sanitarie. Riteniamo che in un momento in cui la sanità lucana e non solo è in una fase di forte emergenza, dovuta anche tra tanti fattori alla carenza di medici, sia importantissimo garantire il libero accesso a queste, alle facoltà che riguardano medicina e professioni sanitarie, eliminando i test d'ingresso che spesso costituiscono soltanto un ostacolo e non un processo di selezione. Noi riteniamo che la selezione vada fatta durante il percorso formativo, in questo modo probabilmente limiteremo l'emorragia di giovani che vanno a studiare fuori, spesso anche all'estero, oppure che non riuscendo ad accedere alla facoltà di medicina a causa dei test, decidono di optare per altre facoltà. Sicuramente in un momento storico come questo, aggiungere nuovi medici consentirà di superare le carenze e superare lo stato di grave affanno in cui versano molte strutture sanitarie, andando a vantaggio sia dei livelli di assistenza e consentendo ai giovani di formarsi a fianco dei professionisti che stanno andando in pensione in questi anni. Ci si trova di fronte a un paradosso, c'è qualche forza politica che cavalca l'onda sulla sanità e pensa di poter porre rimedio alle difficoltà, alle criticità che nascono da lontano e che ancora oggi ci trasciniamo con una semplice proposta di legge.
Io credo invece che il tema vada affrontato per la sua importanza, dando vita ad un tavolo di confronto che veda coinvolte tutte le forze politiche, i diretti interessati, al fine di provare a ridefinire, riformare il piano sanitario regionale, all'interno del quale naturalmente provare a dare le risposte giuste alla domanda di salute che è sempre più variegata da parte dei cittadini lucani. Io credo che sia opportuno non buttare fumo negli occhi, ma provare a stare sui temi concreti, provando naturalmente a dare delle soluzioni che non siano temporanee, ma che siano soluzioni definitive, come si conviene quando si parla di diritto alla salute. Presentato a Bari il rendiconto sociale regionale INPS 2023, un momento di condivisione per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra l'INPS e i molteplici interlocutori presenti sul territorio. Presentato a Bari il rendiconto sociale regionale INPS 2023 della Puglia, che mostra uno spaccato significativo sulle singole realtà territoriali da un punto di vista sociale ed economico e consentono anche di valutare la mole di attività e la qualità dei servizi che l'istituto è in grado di garantire. I dati che sono contenuti nel rendiconto sociale mettono in evidenza quella che è la situazione pugliese sotto vari punti di vista, l'aspetto sociodemografico, il mercato del lavoro, le varie prestazioni che vengono erogate dall'INPS. Come aspetto sociodemografico, ad esempio, emerge chiaramente che la diminuzione della popolazione pugliese, un invecchiamento della popolazione pugliese, perché vi è un saldo negativo tra decessi e nascite. La presentazione del rendiconto sociale, oltre a essere un momento di condivisione, di informazione e conoscenza, è anche l'occasione per rafforzare il dialogo e la collaborazione fra l'INPS e i molteplici interlocutori presenti sul territorio. Valutiamo sulla base dei nostri rendiconti, anche pensando all'equilibrio previdenziale, che il problema più importante in questa fase è la qualità del lavoro e la qualità dello sviluppo. Quindi occorre non soltanto un aumento quantitativo ma anche qualitativo, quindi occorre investire in competenze, in formazione, in imprese che hanno valore aggiunto, in settori che hanno valore aggiunto. E il ruolo delle istituzioni, naturalmente al pari del ruolo delle imprese, del mondo della ricerca, è fondamentale per imprimere questa svolta e alcuni strumenti come il PNRR possono essere una risorsa importante da non lasciarci sfuggire. Nonno, ascoltami, la prevenzione in piazza, presentata a Bari la campagna nazionale sulla salute uditiva. Sensibilizzare i cittadini sull'importanza della salute uditiva. E questo è il principale obiettivo della campagna nazionale Nonno Ascoltami, la prevenzione in piazza, arrivata alla sua 15ª edizione, promossa da Udito Italia Ollus e sostenuta dalle OMS e dal Ministero della Salute. Purtroppo il disturbo uditivo, pur essendo molto molto diffuso, è estremamente sottovalutato. Quindi l'utilità di queste campagne in piazza è quella di incoraggiare le persone ad affrontare il problema, soprattutto a superare la vergogna, lo stigma che è l'ostacolo principale all'individuazione precoce, che invece è fondamentale, perché l'udito una volta perso non si recupera. Quindi intervenire tempestivamente è fondamentale. Purtroppo passano dai 5 ai 7 anni prima che da una diagnosi si arrivi al rimedio. Tutto tempo perso. L'edizione 2024, che ha preso il via il 29 settembre fino al 27 ottobre, con le tappe di Bari e Monopoli del 13 ottobre, vedrà impegnati a disposizione dei cittadini medici, specialisti, professionisti sanitari e volontari. Beh, queste iniziative sono finalizzate a trovare pazienti che hanno avuto scarsa sensibilità nell'organo di comunicazione che è l'orecchio. Le diminuzioni dell'udito, l'ipoacusia, non creano solo problemi di organo specifico, ma anche problemi di tipo neurologico, cioè ritardi di memoria, di attenzione, di concentrazione. Quindi questi screening che si fanno sono finalizzati a prevenire sordità medio gravi, che poi alla fine possono dare complicanze anche a livello comunicopatie, cioè dal punto di vista neurologico il paziente ne può risentire in quanto ha un'entrata sensoriale ridotta che ha influenze sulla sfera anche cognitiva. Stamattina ha fatto tappa a Bari l'ecotour del progetto nazionale Ricomincio da Tre. Alcuni piccoli alunni sono saliti sull'ecobus per imparare di più su sostenibilità e riciclo.
un bus ecologico trasformato per un giorno in un'aula molto speciale, una classe itinerante nella quale alcuni piccoli alunni possono imparare di più su sostenibilità, recupero, riciclo e riuso. Il biobus di Ferrovie dello Stato è arrivato a Bari per la tappa cittadina dell'EcoTour del progetto Ricomincio da Tre. Il progetto, promosso da 10 associazioni dei consumatori, è partito dal Veneto per attraversare tutta l'Italia, proprio con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini più giovani rispetto ai temi dell'economia circolare. L'iniziativa è rivolta essenzialmente alle scuole, quindi si stanno alternando 25 classi di studenti di elementari e medie, alle quali spieghiamo che cosa significa economia circolare, quindi facciamo tutta una serie di esempi concreti. Il primo esempio è proprio costituito da questo biobus, che è un autobus che in realtà usa un carburante, un biocarburante che non è inquinante perché è frutto di scarti, di oli esausti, e quindi genera ovviamente la possibilità di emissioni minimissime rispetto all'ambiente. Il biobus ha fatto tappa in via Franco Sorrentino dalle 9 alle 13. Al suo interno i bimbi hanno ricevuto lezioni e dimostrazioni pratiche grazie agli esperti di Confconsumatori. Oggi l'autobus è diventato una classe anche perché ad esempio anche gli interni, che sono di plastica, sono costruiti con plastica riutilizzata. Infatti una delle caratteristiche dell'iniziativa è che gli studenti ci portano dei bustoni di plastica e noi in cambio gli diamo delle piantine di limone perché loro pianteranno e poi faranno presso la loro scuola. Il turismo scolastico al centro di un convegno organizzato a Nova Siri con ospiti da tutta Italia. Vediamo com'è andata nel servizio. Si è concluso con un bilancio positivo a Nova Siri, in provincia di Matera, il convegno sui viaggi di istruzione 2025, un evento che ha riunito docenti, dirigenti scolastici e professionisti del settore educativo provenienti da tutta Italia. L'iniziativa organizzata da Idea Viaggi ha affrontato tematiche cruciali per il futuro dei viaggi di istruzione, proponendo nuovi modelli educativi basati su esperienze dirette e itinerari culturali immersivi, aprendo un'importante strada da percorrere con al centro il turismo esperienziale. Tra gli obiettivi cruciali vi è quello di destagionalizzare l'offerta turistica a livello territoriale. Abbiamo lanciato già nel corso della primavera 2024 i viaggi di istruzione esperienziali che nascono dopo la pandemia. Abbiamo capito le esigenze della nuova scuola e quindi abbiamo attuato dei percorsi didattici unici nel suo genere. Già a fine 23, ma soprattutto nella primavera 24, abbiamo lanciato questi percorsi che saranno progetti pilota per poi nel 2025 metterli a sistema sia con tutte le istituzioni scolastiche ma anche con le istituzioni politiche che ci supportano. La Tre Giorni ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco. Il sindaco di Nova Siri, Antonello Mele, e l'assessore regionale Cosimo Latronico in particolare hanno dato il benvenuto ai partecipanti e sottolineato il ruolo chiave del turismo scolastico per la valorizzazione del ricco e variegato patrimonio territoriale e culturale della regione. Questo è un tentativo che viene fatto grazie anche alla collaborazione di queste strutture di far conoscere il territorio ma anche di destagionalizzare, quindi è un'opportunità per anticipare la stagione estiva e allungare la stagione estiva. Questa sicuramente determina un'opportunità di crescita, di sviluppo e di lavoro per l'intero territorio. Il distretto turistico della Magna Grecia, del Metapontino, è una condizione ideale per fare destagionalizzazione, quindi complimenti ai promotori di questa iniziativa. Si può lavorare di turismo tutto l'anno perché non ci sono solo le bellezze naturalistiche, il mare, la pineta, la collina, i parchi, ma abbiamo il distretto archeologico della Magna Grecia che ha uno splendore suo, non solo, ma si possono fare viaggi di istruzione, che è il tema di queste giornate, e quindi sono luoghi da conoscere dove c'è la storia di tutta Europa, dell'Occidente, da Pitagora alle colonie greche. Tra gli interventi principali quello dei dirigenti scolastici Pinella Giuffrida e Giovanna Tarantino, che hanno condiviso la loro esperienza nella gestione delle gite scolastiche, evidenziando l'importanza di queste attività per il percorso educativo delle nuove generazioni. Importante è anche il contributo della professoressa Mariangela Giusti dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, che ha trattato il tema dei viaggi di istruzione come opportunità di crescita per gli studenti. Ad Altamura, tradizioni ed inclusione con il gusto della parità. Vediamo.
Non solo pasta fresca, nei laboratori itineranti il gusto della parità storie di cucina, organizzati ad Altamura dall'Associazione di Promozione Sociale Club delle Orecchiette sui sentieri della Murgia, nell'ambito della seconda edizione di Futura la Puglia per la parità, tradizioni, abbattimento degli stereotipi di genere ed inclusione nell'appuntamento presso il centro diurno Auxilium. Il laboratorio proposto da Lilla, che è un laboratorio culinario legato comunque all'aspetto della tradizione, quindi orecchiette, cavatelli, ha un aspetto molto importante. Sicuramente è un aspetto molto inclusivo, in quanto comunque permette a persone di unirsi e realizzare un obiettivo, che comunque è la creazione di una pasta fresca. Sicuramente anche un aspetto legato proprio alle abilità, in quanto sappiamo che sono delle tradizioni che purtroppo si stanno perdendo. Sicuramente un altro aspetto importante è proprio il fatto che per ragazzi che hanno delle disabilità è ancora più difficile realizzare dei prodotti. Infatti anche doversi cimentare con della pasta fresca per loro risulta ancora più difficile rispetto ad altri. È stimolante perché comunque si riescono a mettere in atto delle abilità che purtroppo hanno perso oppure non hanno mai messo in funzione. Prossimo appuntamento con i laboratori aperti a tutti dai 10 anni in su, sabato 12 ottobre ad Altamura. Laboratori, spettacoli di strada, percorsi di equitazione e food con il coinvolgimento delle aziende locali. Per 2 giorni Borgo Incoronata ospiterà una serie di eventi promossi dal Comune di Foggia. Una pupa, un ricordo che i pellegrini un tempo portavano via dopo aver visitato il Borgo dell'Incoronata, luogo di culto per il santuario o sosta per la transumanza a pochi chilometri da Foggia. Un tempo statuette in marmo, poi in cartapesta, erano pupe vestite come l'icona Vetere, venerata da oltre 1000 anni. Borgo in fiera, l'evento promosso dall'amministrazione comunale per valorizzare il sito attraverso 2 giorni di eventi. Ci saranno 30 stand, 20 di come dire, aziende dell'ambito enogastronomico e 10 dell'ambito artigianale. È nostra intenzione, poi nell'ambito della fiera, come dire, dar corso a una serie di laboratori, al recupero della storia della borgata, a una valorizzazione delle tradizioni. Intende dare proprio importanza assoluta alle borgate, che sono dei luoghi carissimi all'intero contesto cittadino, non solo dei luoghi distanti o peggio considerati periferici. Laboratori, degustazioni, workshop, spettacoli di strada, una domenica a cavallo, 2 giorni il 19 e 20 ottobre di eventi con il coinvolgimento delle aziende agricole del borgo. Manca spesso la consapevolezza di essere in un luogo naturale, pensiamo anche al bosco dell'Incoronata che è una delle aree protette con un'estensione di circa 1000 ettari, tra le più grandi di Europa come boschi di pianura. Sappiamo che è poco, i residenti e le imprese si aspettano tanto di più e il nostro primo passo è in questo senso. Ci spostiamo a Matera per il 5º appuntamento del Festival Duni. Ieri l'esecuzione di 4 concerti per organo di Bach nella inedita versione per 2 organi. Vediamo. Suggestivi affreschi di Palazzo Bernardini a Matera, il 5º appuntamento della 25ª edizione del Festival Duni. Protagonisti della serata Angelo Trancone e Carlo Maria Barile, 2 organisti d'eccezione, tra i più talentuosi del Mezzogiorno. Barile e Trancone hanno proposto 4 concerti per organo dal vasto catalogo delle opere di Johann Sebastian Bach, eseguiti in un'inedita versione per 2 organi nel riadattamento ad hoc compiuto dagli stessi Barile e Trancone, in cui 2 interpreti e 2 strumenti dalle personalità diverse dialogano, ricreando l'effetto di contrasto e chiaroscuro tipico del barocco. Si tratta di un momento, di un traguardo importante sicuramente per il festival, così come un bel momento di condivisione già con persone conosciute e anche con il mio amico e collega Angelo Trancone, con il quale ho il piacere di lavorare da molti anni. Non è questa sicuramente la prima volta che abbiamo avuto il piacere e l'onore di suonare per questo festival.
è nato per gioco, ci è stato proposto questo concerto a Napoli, lo abbiamo fatto giocando, non suonando, e nel nostro lavoro di riadattamento c'è sempre uno strumento che suona la parte solista e c'è l'altro strumento che imita e dialoga, prendendo piccoli spunti, piccole cellule imitative da parte del solista e realizzando il basso continuo, che è una pratica improvvisativa storica estemporanea, che quindi non abbiamo potuto codificare davvero in toto e al 100%, ma che è parte del clima della serata. C'era anche l'ex CT della Nazionale, ex allenatore del Bari, Giampiero Ventura, la mostra delle maglie storiche, tutti i colori della Puglia, inaugurata nella sede del Consiglio regionale pugliese, un'occasione per ripensare al passato con uno sguardo rivolto al futuro. Bari è diventata casa mia perché Bari è un pezzo di storia della mia vita, perché Bari è sinonimo di tanti ricordi piacevoli, sportivi e non, quindi con grandissimo piacere sono qui e ti dico la verità che un po' mi emoziona rivedere le maglie del Bari di una volta. Coppe, maglie, cimeli storici, ma soprattutto tanti ricordi, quelli che l'ex CT della Nazionale ed ex allenatore del Bari, Giampiero Ventura, custodisce nel suo cuore. Lui, ormai barese d'adozione, non è rimasto indifferente di fronte a un pezzo di storia bianco-rossa esposta nella sede del Consiglio regionale pugliese con la mostra Tutti i colori della Puglia, organizzata dalle associazioni Casa Bari e Museo del Bari. Ospite d'eccezione dell'evento è tornato al passato, commentando il suo calcio offensivo che gli è valso l'appellativo di Mister Libidine, con uno sguardo verso il futuro. Quella ormai è diventata preistoria, quindi bisogna parlare di futuro e io l'augurio che faccio veramente, perché ormai sono un barese adottato, l'augurio che Bari ritorni dove merita di stare, perché è una piazza che fa 40, 50, 60 mila persone allo stadio quando gli offri uno spettacolo buono. Non è mancato un giudizio sulla squadra attuale, allenata da Moreno Longo e attualmente dodicesima in Serie B. Sono molto più fiducioso, l'anno scorso ero molto preoccupato, se devo essere sincero. Quest'anno credo che ci sia una squadra competitiva, c'è un buon allenatore che è una persona seria, ho avuto il piacere di averlo come giocatore e come collaboratore, quindi so delle sue capacità e della sua serietà. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.